Un centinaio di tifosi del club Nevigna a Porretta che hanno partecipato alla bella festa dedicata al Bologna, alla quale hanno partecipato anche Crespo, Antonsson e Crin. Grande disponibilità da parte dei giocatori che si sono sottoposti a un fuoco di autografi, mentre dopo la vittoria di Novara il clima è stato decisamente più sereno e positivo rispetto alle feste delle scorse settimane. Ed ecco la convinzione che la prestazione di Novara sia il segno di un Bologna ritrovato che Luca Marzocchi, presidente del club, ha commentato la serata. Stasera posso dire che è stata un'altra grande serata, perché qua Porretta, come tu ben sai, è un covo di tifosi rossoblù. Grandissima serata, siamo molto contenti. E anche perché i giocatori sono simpatici, poi magari non parlano tanto l'italiano, però si impegnano e si sente che c'è calore. Allora, i giocatori sono stati molto disponibili, hanno fatto le foto, hanno scherzato con noi, siamo veramente molto contenti. E visto, in vista della Lazio, cosa fate? Dobbiamo solamente essere fiduciosi e basta. Abbiamo visto domenica con Novara che il Bologna si è sbloccato psicologicamente e dopo ha giocato bene. Di conseguenza noi speriamo in una vittoria. Senti, raccontaci il clima che si è vissuto in questo periodo con Bisoli, Porrettano e le sue difficoltà. Ma guarda, noi innanzitutto come Bologna Club vogliamo fare un grande in bocca al lupo a Pierpaolo Bisoli, perché secondo noi è una grande persona, è un grande allenatore. Purtroppo non è andata bene e speriamo che comunque il nuovo allenatore Pioli possa fare bene.